stai mangiando, Mangoni? Cosa vuoi mangiare? Sedano, acqua. Acqua liscia, cioè neanche con le bollicine. Ok, come mai? Beh dai, comunque direi... Come mai, Mangoni? Ma un acino duro. Dai, 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 un acino. Non posso, non posso, non tentarmi, diavolo! Allora siamo al termine delle due date di Ravenna che sono state un successo e naturalmente bisogna tirare le somme di questi due giorni. Le tiriamo con la colazione di Mangoni. Come ha terminata, come ha terminato questa due giorni di Ravenna, Mangoni? Allora, l'abbiamo terminata con una colazione salutista. Salutista vuol dire solo frutta, frutta fico d'India. Adesso ormai è tutto finito, quindi però ve la racconto, immaginatevela. Fico d'India, ananasso, melone, due datteri e del kiwi e un cacomela. Poi tè. Questo tè, questo non avevo mai visto, vedete? Questo tè bustina nera, rigorosamente senza zucchero per la dieta, e poi una selezione di torte. C'era torta di riso, anche qua non c'è più niente, vedete? Quindi, anche qua se le dovete immaginare. C'era una ciambella, una torta di riso, una torta della nonna, un'altra torta che non so bene come chiamarla, e un biscottino, quello tipico di Ravenna, che è un biscottino con dentro un po' di marmellata, ma anche questo, come vedete, non c'è più. Quindi... E comunque ha promesso che la piantina di decoro la lascia lì e non la mangia, questa qua. Esatto. Ha detto, no, quella la lascio lì. Facciamo una cosa, guardate, facciamo... Questo previene la povera piantina, che era messa male, la tiriamo... Aia! Vediamo. Sapete che io sono un cultore delle piante grasse e quindi eccola qua. Ulala. Ciao.